Laura, pubblicista per il web di 29 anni, e Mattia, disegnatore di mobili di 32, si sono conosciuti nella primavera del 2016 in una discoteca di Milano. Era un po' che in realtà cercavo di conoscere una ragazza in quel periodo, sai, spinto anche dai miei amici, dai, hai 32 anni, sei single, ma che vuoi fare, stare tutta la vita single? Ci ho provato io, ci provo sempre io. Però è stato più forte di me. Ho subito empatizzato con lei perché è una persona molto espansiva, quindi mi ha subito colpito. Abbiamo iniziato a ridere, a scherzare, come dei deficienti. È stato il tipico incontro di due persone che dovevano forse incontrarsi alla fine. Una coppia tanto perfetta che i due vanno a convivere fin da subito. Ma dopo un paio d'anni, l'assunzione di Mattia in un mobilificio di Cinisello Balsamo li costringe a trasferirsi dal centro di Milano all'Interland. Nuova casa, ritmi diversi e improvvisamente l'idillio sembra meno splendente. Se ovviamente il mio responsabile mi chiedeva di restare qualche ora in più, io dovevo farlo e questo chiaramente toglieva del tempo alla coppia. Mattia tornava a casa dal lavoro e guardava un punto fisso. Io gli dicevo, oh, sveglia. E niente, non mi calcolava proprio. Ed ero veramente, ma veramente frustrata. Anche perché le cose tra di noi non è che andavano benissimo anche nel privato. Si vedeva che cercava un qualcosa di intimo, un qualcosa che in tutte le coppie c'è. Mi facevo trovare con dei completini sexy, con del pizzo, con i ricami, di tutto e di più. Ma Mattia, zero. Chiaramente, lungi da me non volerlo, però alle volte torni a casa che sei veramente troppo stanco, non ce la si fa. Per fuggire alla noia e alla frustrazione delle sue giornate, Laura si butta a capofitto nell'arredamento della nuova casa, fino a chiedere consiglio anche all'amica architetto Caterina. Dopo qualche giorno la incontrai con un suo collega e lì conobbi Dani. Aveva una magliettina semitrasparente, smalto alle unghie, aveva la matita nera sugli occhi, pur essendo molto bello. Mi è piaciuto fin da subito. Tra lei e Caterina c'era una bellissima intesa scherzosa e devo dire che questa cosa io la amo nelle persone. Le persone autoironiche sono fantastiche. Dani, 30 anni, è un talentuoso architetto milanese specializzato in illuminazione di interni. Uno spirito libero dal fascino magnetico. La Cate disse, lui è il genio della luce. E che io le avrei risolto qualsiasi tipo di problema. Gli dissi, accetto molto volentieri il tuo aiuto. Ad un certo punto Caterina mi ha chiesto se continuavo a vedere una tipa, una certa Daniela. E lui gli rispose di sì, ma oltre a questa Daniela, c'era anche Giovanni. Quindi lui si stava frequentando contemporaneamente sia con un uomo sia con una donna. Non mi sento né etero né gay, bensì identità fluida o gender fluid. Essere aperti a qualsiasi tipo di relazione. Io all'inizio t'ho preso un attimino alla sprovvista. Io non mi precludo nessun tipo di possibilità. Mi può piacere un uomo, mi può piacere una donna. L'importante è che sto bene,